Chi ha detto che le regole dell'elettrico non si possano riscrivere? Nuovo Nissan Qashqai e-Power. L'emozione dell'elettrico, senza spina. IPC SRL. Impresa Petrangeli Cesare. Lavori edili e ferroviari. Telefono 0763 316193. Ceprini Costruzioni, Via dei Muratori, ad Orvieto. Telefono 0763 316137. Guazzarotto Costruzioni, edilizia residenziale pubblica e privata, edilizia commerciale ed industriale, demolizione e movimento terra, restauri e riqualificazioni, opere infrastrutturali e servizio immobiliare. Guazzarotto Costruzioni. L'obiettivo principale del nostro lavoro è la completa soddisfazione dei clienti. Eccoci di nuovo collegati con lo stadio Buon Respiro di Serra Vezza Pozzi per il secondo tempo di Orvietana Serra Vezza al termine dei primi 45 minuti, 2-2 in una partita giocata con grande intensità da parte delle due formazioni. Vantaggio orvietano con Di Natale, autore di un grandissimo tiro dalla lunga distanza che si è insaccato sotto la traversa, l'1-1 di Puzzolu. Mischia, il 2-1 di Benedetti, sempre in mischia, e poi nel finale del primo tempo al 47esimo è arrivato il gol su calcio di rigore per il fallo di Granaiola su Di Natale, siglato da Tomassini. Si riparte in questo secondo tempo. Orvietana che tocca il pallone, lo lancia subito in profondità a cercare Di Natale, pallone deviato, rimessa con le mani che sarà affidata all'Orvietana con Frabotta. Vediamo se rispetto a quelle che sono state le avvisaglie della prima frazione di gioco qualche cosa ha sistemato Silvano Fiorucci. Il rilancio di Bassini verso Morria, l'aggancio di Morria, attaccato, riesce a servire all'indietro e poi l'arbitro ferma il gioco, assegna il calcio di punizione nei confronti del Serra Vezza, quando l'attacco, diciamo, irregolare è stato su Morria. Allora, Panricchi, Frabotta, Caravaggi, Siciliano, Ricci, Bassini, Omorria, Proietto, Mignani, Tomassini e Di Natale sono i giocatori a disposizione del tecnico Silvano Fiorucci. Risponde il Serra Vezza con Mariani, Cavalli, Puzzolu, Granaiola, Ivani, Benedetti, Camarlinghi, Mannucci, Masini, Bedini e Sorbo. Come dicevamo con qualche tifoso pochi istanti fa in tribuna, vedremo se avrà trovato qualche soluzione per tamponare gli attacchi sulle fasce, soprattutto di Bedini a destra e di Masini a destra e di Camarlinghi a sinistra. Il tecnico Silvano Fiorucci se troverà una soluzione adeguata, vedremo durante il corso di questa partita. Mentre si rialza il giocatore che era rimasto a terra, mi sembra Masini, giovane classe 2003, interessantissimo questo esterno destro. Si riprende con il calcio di punizione in favore del Serra Vezza, a bordo campo Masini, pronto a effettuare il rinvio Manducci.
lascia l'incombenza a Mariani, che va a effettuare il rinvio lungo in avanti. Colpo di testa, palla verso Benedetti, l'anticipo ancora con il pallone pericoloso, ancora un tocco con questi palloni spizzati che creano grossi protagrapi. C'è il fallo ora nei confronti del giocatore Tomassini da parte di Mannucci. Calcio di punizione in favore dell'Orvietana, pronto a batterlo Bassini. L'apertura da quest'altra parte verso Di Natale, il controllo difficoltoso, poi arriva molto bene Frabotta che riesce a dare molto bene per Di Natale, va Di Natale sul fondo, cerca l'angolo, cerca il cross, lo effettua, poi c'è un'altra deviazione con palla che termina oltre la linea laterale. La rimessa in gioco sarà dell'Orvietana, battuta subito a favore di Natale, Frabotta subito il cross, la deviazione di Mignani sotto porta con palla che si alza oltre la traversa e termina sul fondo. Subito un primo squillo dopo 3 minuti di gioco dall'inizio del match. Due squadre che si stanno affrontando a viso aperto, nonostante la posta in palio sia importantissima per le due formazioni. Saravezza alla ricerca della sua definitiva salvezza, che a 38 punti ancora potrebbe rimanere. Ancora un contatto tra un giocatore, tra Di Natale e Ivani, rimasto giù Di Natale, speriamo non si tratti nulla di grave, ma sembra che si sia fatto male, sembra che si sia fatto male, costretto a entrare anche il dottore. Vediamo che succede, speriamo non si tratti di nulla di nato, un Di Natale come questo di oggi non l'abbiamo praticamente mai visto durante il corso della stagione. È entrato subito in partita, ha trovato subito il gol che ha dato ovviamente grande fiducia. Vediamo un po', sta rannicchiato a terra Filippo Di Natale, speriamo davvero che non si tratti di nulla di grave per lui. Colpo del tutto fortuito con il contatto con Ivani. Vi ricordo Orvietana ancora le prese con infortuni pesanti, Borgo, Alacia, Rinaldi, con Rosini in panchina dopo una settimana di gastrointestinale. Si mette le mani nei capelli Fiorucci, attenzione. Speriamo che non si tratti veramente di nulla di grave. Si muove male il ginocchio sinistro, attenzione. Probabilmente tutti un po' con il fiato sospeso in questo momento, perché sembra che ci sia un problema piuttosto grave per Filippo Di Natale. È chiamata l'ambulanza, credo. È chiamata l'ambulanza. Si scalda Rosini, non ce la fa Di Natale. Allora, Di Natale si rialza mentre c'è qualche... Non ce la fa Di Natale. Non ce la fa Di Natale mentre si scalda la tribuna, perché qualcuno aveva chiesto il sostegno della panchina, della Barella. Allora, cambio forzato per Silvano Fiorucci, dentro Rosini. Davvero un peccato perché Filippo Di Natale stava giocando una grande partita. Allora Simone Rosini, Samuele Rosini,
Allora si riprende con la rimessa dello stesso Rosini che effettua a Tomassini che riconcede palla agli avversari e si può ripartire. Il gioco però è stato fermo diversi minuti. Allora pallone per Sorbo, rilanciato lungo, in avanti, ci accerteremo delle condizioni, qui c'è il fallo grosso come una casa non ravvisato dal direttore di gara, ancora l'intervento di Frabotta, si lamenta e ha ragione Frabotta perché c'era la gamba tesa netta da parte del giocatore. Allora si continua a giocare, basta che non si scaldi la partita che fino a questo momento è stata ben giocata da entrambe le due formazioni con sportività e correttezza. Pallone all'indietro, pallone per Granaiola, va Granaiola, la sciabolata a cercare l'out di destra dove c'è Masini, attaccato da Caravaggi, ancora Masini, occhio al numero 14 che è molto veloce, pallone all'indietro, lavorato a favore di Bedini, ancora all'indietro, mantiene il possesso del pallone il Serravezza alla ricerca dello spazio giusto, Mannucci chiama direttamente in causa Mariani, pallone per Sorbo, ancora Sorbo lungo in avanti a pescare molto bene Puzzolu, poi Granaiola, pallone per Bedini che va ad allargare alla cieca verso Camarlinghi che non ce la fa a mantenerlo in campo, pallone che si perde oltre la linea laterale, la rimessa in gioco di Frabotta, la palla lunga in profondità, Rosini prova a far filtrare, pronto a effettuare la rimessa Frabotta, si muove Ricci, pallone lungo verso Rosini, finisce a terra, non c'è fallo, si continua a giocare, pallone messo in mezzo per Mariani che con il destro lancia lungo verso Benedetti, contatto, attenzione la palla schizza dalle parti di Camarlinghi, Camarlinghi si avvicina all'area, va con l'esterno centrale, la rinvio da parte della difesa orvietana, poi la palla che filtra, attenzione Mignani va a dar fastidio, palla per Sorbo, parte il centrale difensivo Granaiola, l'autentico motore di questo Serravezza, il capitano va a scambiare con Bedini che ancora la cieca, cambia il gioco da quest'altra parte, sa benissimo che da quella parte c'è Masini e che a destra c'è Camarlinghi, effettuata la rimessa all'indietro, ancora Bedini, avanza a piccoli passi, guadagna metri di Sorbo, il pallone per Ivani, ancora Ivani, palla fatta filtrare pericolosamente, Bassini, poi il rilancio è lungo verso Mignani, ancora un colpo di testa, pallone recuperato da Cavalli che va ancora con il destro lungo, troppo per tutti, c'è Marricchi. Tocco per Frabotta, ancora per Marricchi, va con il destro Marricchi, alto verso Tomassini, colpo di testa, Granaiola all'indietro, ancora per Mannucci, Cavalli fa filtrare bene Granaiola tra le linee, Granaiola va a pescare in profondità ma sbaglia, c'è Frabotta, quindi Bassini rischia su Puzzolu, poi allarga molto bene per Caravaggi, c'è Omorria, si accentra Omorria, si fa vedere Ricci, il tocco per Proietto, va a pescare in profondità ancora Tomassini, si gira Tomassini al problema dell'appoggio, va a Ricci che cambia da quest'altra parte per Rosini, Rosini pallone dentro molto bello per Frabotta, all'intervento di Granaiola è il secondo che salva letteralmente il capitano Caravaggi, pallone lungo da quest'altra parte ancora per Benedetti, attenzione Benedetti cerca il pallonetto, palla che si impenna oltre la traversa, niente da fare, niente da fare, ancora un intervento salva risultato da parte di Granaiola, aveva fatto un assist d'oro Rosini, era pronto Marricchi, effettuato il rinvio nella zona centrale,
prova a svettare Rosini, la palla che schizza dalle parti di Granaiola, poi Frabotta la mette giù, la mette in profondità, fermato Mignani, e qui probabilmente scatterà il cartellino giallo, infatti è così, ammonito il numero 8 Ivani, primo ammonito del match, calcio di punizione in favore dell'Orvietana, quando al nostro cronometro sono passati 12 minuti di gioco dall'inizio di questa ripresa. L'Orvietana ha dovuto fare a meno di Filippo Di Natale, infortunatosi, speriamo che non si tratti di nulla di grave, una semplice distorsione o qualcosa che possa essere risolto nel breve periodo, certo è che stava giocando veramente molto bene Filippo. Piove un po' sul bagnato per l'Orvietana sotto questi punti di vista, ma la squadra deve essere più forte anche di queste situazioni negative. Pronto Bassini. Parte Bassini. Giocatori tutti al limite. Parte Bassini a girare, la palla che filtra. C'è un fischio arbitrale. Fallo in attacco per i giocatori dell'Orvietana. E calcio di punizione in favore della Serravezza. Palla per Cavalli. All'indietro Mannucci. Sbaglia Mannucci. Mantiene in campo il pallone però Ivani. Sorbo. Effetto il rinvio lungo in avanti, il colpo di testa di Frabotta, la palla recuperata da Rosini che la gira ancora a favore di Tomassini, posizione di ala destra, Tomassini attaccato, riesce a far filtrare per Rosini, ancora dentro la conclusione e la palla che termina sul fondo, che occasione, che occasione per l'Orvietana, anticipato Mignani al momento della battuta. È calcio d'angolo però. Pronto a batterlo Bassini, che occasione per l'Orvietana qualche istante fa. Ancora Bassini, pronto dalla bandierina. Parte il cross lunghissimo per tutti. Un missile terra-aria da parte di Bassini che chiede scuse ai compagni. Regala rimessa agli avversari. Mannucci. La pressione di Mignani. Poi il pallone rilanciato lungo in profondità per Puzzolo. Posizione forse di fuorigioco. Si continua a giocare. Puzzolo in area. Puzzolo all'indietro. Benedetti. La conclusione ribattuta. Ancora però fatta trovare impreparata l'Orvietana Rosini. Prova a ripartire. Mignani allunga il pallone, poi si inserisce Ricci, il pallone che arriva dalla parte destra dove c'è Tomassini. Attenzione, Tomassini la mette dentro, la palla filtra da quest'altra parte. Omorria, il destro ribattuto da Omorria. Che occasione per l'Orvietana, botta e risposta da parte delle due squadre che non si stanno risparmiando, è una partita bellissima. Il pallone rilanciato lungo in profondità verso Puzzolo, quella sfera di testa, attenzione a Benedetti, possibilità per il controllo di Camarlinghi in aria, Camarlinghi ancora dentro per Benedetti, gol. Puzzolo, ha segnato Puzzolo, doppietta per lui. Dalla possibile 3-2 per l'Orvietana si passa al 3-2 per Serravezza. Doppietta per Puzzolo. Due grandi occasioni per l'Orvietana non sfruttate e il contropiede micidiale, ma lo sappiamo che questa è una squadra della Serravezza che fa proprio del contropiede una delle sue armi migliori. 3-2. E allora al sedicesimo minuto è 3-2. È 3-2 per la squadra di Amoroso. Ancora deve rincorrere l'Orvietana. Tomassini si riprende. Bassini sotto di un gol, l'infortunio di Filippo Di Natale, non ci sono buone notizie, forza, pallone lungo,
Attenzione alla ripartenza, Benedetti non deve cominciare ad attaccare a testa bassa, l'Orvietana deve comunque ragionare almeno in queste prime avvisaglie e poi nel finale provare il tutto per tutto. Siciliano, proietto, porta un po' spasso il pallone, lo serve a Frabotta, Frabotta la sciabolata lunga a cercare Rosini e Tomassini, la palla è fuori, la rimessa sarà a Serravezza, la batte Ivani dopo il cambio, però cambio nelle file del Serravezza Pozzi. Amoroso prova ad assestare qualcosa dopo il gol del vantaggio, problemi per Granaiola e infatti è proprio il capitano a lasciare il campo, al suo posto Cristian Monacizzo. Problemi per Granaiola che è rimasto a terra. Si rialza il capitano, problemi fisici per lui, ma autentico motorino del centrocampo del Serravezza. Tre a due il punteggio. Il gol realizzato da Puzzolo qualche istante prima. L'Orvietana ha avuto due occasioni clamorose, una con Rosini che ha servito a Mignani anticipato al momento di battere verso la porta e poi Omorria che viene, è stato murato a botta sicura. Non ce la fa Granaiola, allora dentro Monacizzo. Pronto a effettuare la rimessa, pallone per Ivani che lo scaraventa in avanti, palla verso Siciliano che la recupera molto bene, poi la allarga a favore di Frabotta, quindi proietto va ad allargare ma sbaglia l'appoggio, subisce il fallo e c'è cartellino giallo nei confronti del numero 21 Bedini per il fallo su Proietto, ammonito anche Bedini. Calcio di punizione per l'Orvietana che sta giocando sicuramente una buonissima partita, ma lo stesso Serravezza non è da meno e allora è pronto Bassini, se larga Ricci, va Bassini, pallone lungo sulla fascia, riesce a mettere dentro in qualche modo, Frabotta lo recupera soltanto per un attimo, Camarlinghi, Camarlinghi non si chiude la gabbia orvietana, allora riparte Bedini, tallonato da Proietto, va ad allargare molto bene per Masini, Masini mette dentro il pallone rilanciato da Siciliano, palla verso Omorria che lotta ancora con Masini, ancora Omorria va a terra, non c'è fallo, Puzzolu a allargare per Masini, ancora Masini, zona cross, lo effettua ribattuto da Caravaggi, la palla è fuori, la rimessa è Serravezza. E allora cambia Silvano Fiorucci, prova la carta di Chiaverini, prova la carta del giovane Chiaverini al posto di Mignani. Prova la carta dell'attaccante con la casacca numero 20, prova la freschezza dei suoi 2005 per risalire. Ovviamente Chiaverini può dare quella qualità offensiva, attenzione a Cavalli, attenzione alla rimessa. La Cavalli la effettua lunga in mezzo, la palla filtra, attenzione Siciliano, poi c'è una conclusione forse deviata e sarà angolo. Mette in grossissima difficoltà la difesa orvietana queste rimesse da parte di Cavalli, pallone spizzato che arriva sempre in maniera pericolosa dalle parti di Marricchi. Adesso va dalla bandierina Bedini, pronto a effettuare la rimessa,
parte il cross in mezzo, il colpo di testa che anticipa anche Marricchi, poi spedisce lontano, quindi Chiaverini fa da sponda molto bene per Ricci, Ricci attaccato, messo giù, finisce a terra, continua a lottare da Tergo, ma c'era probabilmente un fallo nei suoi confronti, l'arbitro ha lasciato proseguire e poi da terra Ricci non glielo manda a dire l'arbitro Boncalvo, calcio di punizione e questa è una posizione interessante per il Serravezza, una decina di metri dall'area di rigore, siamo intorno ai 25 metri, vediamo Benedetti parla con Puzzolu, ne pressi anche Bedini che si allontana, sembra Benedetti l'incaricato di battere verso la porta, pallone per Benedetti in posizione di ala sinistra, il cross dentro ribattuto, poi Tomassini frabotta, effetto rinvio in avanti, l'anticipo di Caravaggi, poi l'intervento di Tomassini, gioco pericoloso, calcio di punizione. Intervento su Ivani, giudicato irregolare da parte dell'arbitro Moncalvo, calcio di punizione già battuto, pallone a sinistra per Camarlinghi, Camarlinghi contro Frabotta, ancora Camarlinghi, l'appoggio ancora a Bedini che va a cambiare tutto dalla parte opposta, c'è Caravaggi, c'è Masini, ancora Masini, prova lo spunto, Masini riesce a mettere dentro un pallone, siciliano lo alza a campanile, poi lotta ancora Caravaggi, ancora Masini in aria, Masini riesce a mettere dentro Marricchi, la fa sua e poi da subito in là all'azione di ripartenza per Rosini, si allunga il pallone, Rosini riesce nel tackle vincente, ancora Rosini va a tentare centralmente per Ricci, l'anticipo con palla che termina fuori, la rimessa sarà dell'Orvietana, pronto Frabotta, il tocco per Rosini, prova ad andare in avanti Rosini, attaccato da Ivani, Rosini guadagna una rimessa, guadagna una rimessa, rimane in zona d'attacco l'Orvietana, pronto Frabotta effettuare la rimessa in avanti verso Rosini che fa da sponda per Ricci, ancora la palla in area pericolosamente, Puzzolu che la spedisce fuori, ancora Frabotta pronto a effettuarla con le mani lungo in mezzo, il colpo di testa di Ricci, quello di Sorbo, quindi Puzzolu prova a proseguire per Benedetti in posizione di ala sinistra, attaccato da Bassini che lo ferma in fallo laterale. Pronta la rimessa il giocatore Ivani, centralmente per Bedini che allarga da quest'altra parte per Cavalli, gira ancora a favore di Masini, lavora sempre sulla linea dell'out Masini, molto bene, Omorria, siciliano, gioca sullo stretto adesso l'Orvietana, esce bene con proietto, Ricci subito aprire per Frabotta, c'è Rosini, eccolo servito Rosini, va Rosini, si accentra Rosini, il movimento di Ricci, non si intendono i due, pallone regalato al Serravezza che va subito a mettere in moto Masini, c'è la buona chiusura di Caravaggi che gli soffia il pallone, poi Caravaggi lotta con Masini che commette fallo, è un brutto cliente Caravaggi da quella parte. Pronto Marricchi a effettuare il rinvio. Siamo al 26esimo minuto, 20 al termine più recupero che dovrebbe essere corposo. Colpo di testa da parte di Mannucci che non riesce ad evitare la rimessa laterale. Effettuata all'indietro a favore di Siciliano. Proietto. Ecco Ricci. Può avanzare Ricci, un po' di spazio, fatto filtrare questo pallone, non si intende Rosini, ancora palla regalata a
Camarlinghi che prova ad andare in velocità, Bassini, scelta di tempo esemplare, e poi palla per Frabotta. Vediamo Frabotta, si sgancia anche lui, il tocco di Chiaverini, si gira Chiaverini, punta all'aria Chiaverini, mette dentro Chiaverini, un ottimo pallone per Omorria, per Omorria che getta le stelle, una grande occasione. Palla che si impenna sulla traversa, ancora una bella giocata di Chiaverini, la prima per lui di questa partita. Però l'Orvitana c'è, Mariani pronto al rinvio, effettuato lungo in avanti, colpo di testa di Bassini, poi Ricci, scodella in avanti, colpo di testa di Chiaverini, palla ribattuta ancora in avanti, c'è il colpo di testa e allora Marricchi. Fa salire i compagni, pronto a effettuare il rinvio con la pressione di Benedetti. Rilancio lungo verso Chiaverini, il colpo di testa di Sorbo, quindi l'anticipo di Frabotta. La palla ancora giocabile, la riesce a mettere dentro Chiaverini, prova lo spunto Chiaverini, attaccato da Sorbo. Pallone concesso a Mariani che lo spedisce lontano dalle parti di Ricci, Bassini di testa, ancora Ricci, la mette giù, alza la testa, cerca compagni, attaccato, si rifugia ancora in Bassini che sbaglia l'appoggio, attenzione, palla per Puzzolu che poi di tacco prova a far proseguire Camarlinghi. Allora legge bene Ricci che pesca Omorria, attaccato e messo giù, si continua a giocare, anzi no, cartellino giallo anche per il numero 11 Mannucci. Cartellino giallo per Mannucci, è il terzo ammonito delle Serravezza. Pronto ancora Ricci a battere questo calcio di punizione. Vediamo se Chiaverini riesce a trovare lo spiraglio giusto. Proietto, prova a far filtrare proprio Rosini. La palla che arriva sul settore di sinistra dove Camarlinghi lo mantiene in campo, attenzione a Camarlinghi, c'è Bassini, Camarlinghi riesce a mettere dentro un pallone insidioso, la palla che rimane lì, attenzione Benedetti, il destro al lato di Benedetti, fuori di un soffio, e contropiede Sondolori. Serravezza è veramente veramente forte in contropiede, ne ha realizzati ben due dei tre gol realizzati, tutti partiti da azioni di contropiede. Marricchi, pronto lui a effettuare il rinvio nella zona centrale, salta Sorbo, il rimpallo favorisce Chiaverini che allarga subito per Omorria, prova Omorria, si fa vedere Chiaverini, Omorria si ferma, cerca compagni, arriva il sostegno da parte di Proietto che va ad allargare da quest'altra parte, sbaglia Frabotta l'appoggio, e allora Camarlinghi, Camarlinghi attaccato da Rosini, commette fallo il numero 18, calcio di punizione per il Serravezza. Lo batte Sorbo per Mannucci, ancora Mannucci, fa filtrare bene per Monacizzo che ha un po' di spazio, va ad allargare per Camarlinghi, Camarlinghi fatto filtrare per Benedetti, attenzione a Benedetti, non lasciare spazio a Benedetti, Puzzolu, Puzzolu, il sinistro ribattuto, palla ancora giocabile, Camarlinghi, Camarlinghi, prova il destro, fuori di un soffio, fuori di un soffio, Camarlinghi. Vicino al quarto gol in due circostanze il Serravezza. Allora ci riprova Marricchi, effettuare il rinvio, lungo in avanti, zona centrale, lo recupera Ivani, non ha problemi, può gestire con calma questo pallone, rilanciato in avanti, Puzzolu, Bassini, alla fine il pallone è recuperato dallo stesso Bassini che lo scaraventa ancora in avanti verso Tomassini, finisce a terra Tomassini, non c'è fallo dice l'arbitro, poi si ferma Ivani. Contatto Tomassini-Mannucci, tutto regolare dice l'arbitro. Allora si riprende con la rimessa, dopo il cambio però. Triplo cambio, due per il Serravezza, uno per l'Orvitana.
che prova la carta di Vincenzo Siragusa. Nel frattempo il Saravezza dentro Gabrielli. Dentro Gabrielli, fuori Masini, uno dei migliori in campo, il numero 3, il numero 14. E poi con il numero 16 è pronto a entrare Maccabruni per Camarlinghi. Fuori Omoria, dentro Siragusa. Ha avuto anche lui le palle buone, due per la precisione, Endurance Omoria, stavolta non è andata a buon fine come a Terranuova. Vediamo se prova a rischiare di meno Saravezza con queste sostituzioni. Vediamo come si schierano i giocatori in campo. Rinvio di Mariani a cercare Benedetti, il pallone verso Frabotta che lo tocca, poi Rosini fermato da Puzzolu che di tacco prova a mettere in moto Benedetti, non si intendono i due, la palla è fuori, la rimessa è per Frabotta. Frabotta preferisce dare centralmente a Tomassini che gira per Siciliano, da quest'altra parte per Caravaggi che può spingere, un po' di spazio Caravaggi, vediamo che arriva Caravaggi, il tocco a favore di Rosini, zona cross, lo effettua basso, ribattuto, colpo di testa a rilanciare, ancora Rosini recupera il pallone, lo serve a favore di Siciliano, ancora Rosini prova a cambiare tutto da quest'altra parte a favore di Frabotta, buona l'idea, ancora Frabotta, si muove Ricci, Frabotta cerca l'aiuto di Siragusa, ancora Frabotta, pallone dentro di proietto per Siciliano, avanza Siciliano, ha un po' di spazio, va ad allargare per Caravaggi, vediamo in posizione di alla sinistra, ancora Caravaggi, si accentra Caravaggi, cerca lo spazio per il cross, va sul fondo Caravaggi, messo giù, c'è angolo, dice l'arbitro. Tutti dentro, Bassini, Siciliano, rimangono dietro Frabotta e Caravaggi, proietto al limite, la battuta dell'angolo, area affollata, pallone in mezzo, il colpo di testa a liberare, poi proietto va a saltare di testa, pallone recuperato da Frabotta prova a concludere, ribattuto, ancora Frabotta, lotta su questo pallone, poi allarga molto bene per Ricci, zona cross, lo effettua in mezzo, c'è una deviazione, pallone rilanciato lontano da parte di Bedini, lo rincorre Caravaggi che di testa dà all'indietro a Marricchi, ancora Marricchi, si ricomincia da Caravaggi, Vidana ci riprova con Bassini centrale per Tomassini, la sponda ancora a favore di Bassini, c'è largo Ricci, Bassini si avvicina alla porta, prova una conclusione dalla lunghissima distanza, nessun problema per Mariani, poteva essere anche velenosa questa conclusione di Bassini, problema per Campri, per Cavalli, pallone messo fuori da parte di Mariani e arbitro che dice faccio recuperare tutto io. Vedremo. Vediamo. Rimbalzi a terra. Situazione difficile adesso per l'Orvietana, riuscire a creare altre occasioni da rete, ne ha create diverse, non le ha sfruttate, ma arriva una notizia nel frattempo a Città di Castello, il Follonica Cavorrano è in vantaggio 2-1.
si rialza nel frattempo Cavalli alle prese con i crampi, si può riprendere a giocare con la rimessa che sarà di nuovo affidata al Serravezza, che fa effettua un altro cambio, fuori il numero 2 Cavalli e dentro con il numero 4 Vignozzi. Praticamente ho cambiato la fascia destra, pallone messo fuori da Tomassini. Rimessa con le mani affidata alla Serravezza. Battuta lunga in avanti per il controllo difficoltoso di Gabrielli. Allora rimessa per Caravaggi. La batte lunga per Siciliano, che scodella in avanti, pallone ribattuto, poi Puzzolo, palla per Proietto che prova a mettere dentro questo pallone, c'è un ribatti, poi Tomassini va ad allargare per il cross effettuato, interessante, sul secondo palo la palla che rimane lì pericolosamente, alla fine pallone che viene recuperato da Caravaggi, quindi Ricci insiste l'Orvietana, Bassini ad allargare per Frabotta, zona cross, vediamo se Pennella stavolta ribattuto da Ivani, è angolo, ci riprova Bassini, io Bassini lo metterei a saltare, però i centimetri di Bassini non si possono regalare, è lui che va a battere l'angolo, vediamo, battuto in mezzo, interessante il colpo di testa a liberare, poi lotta ancora un giocatore orvietano che finisce a terra, per l'arbitro è tutto regolare, si continua a giocare, Gabrielli sparacchia lontano un pallone che è preda di Marricchi, quindi ancora lo scambio con Caravaggio, ancora Marricchi può effettuare il rilancio, va invece per Bassini, attaccato ancora da centralmente per Siciliano, può avanzare Siciliano, c'è a destra Fabotta, avanza Siciliano, ancora Siciliano, va ad allargare bene per Proietto, zona tiro, ci prova Proietto, c'è una deviazione, pallone in corner, ancora angolo, Vidana che insiste, a questo punto meriterebbe anche il gol del pari. Seguiamo questo angolo, battuto in mezzo il colpo di testa a liberare ancora della difesa del Serravezza, poi Caravaggi ci prova ma c'è Proietto, Marricchi. Guarda la disposizione dei suoi compagni e poi va a effettuare il rinvio lungo in avanti verso il colpo di testa, la palla che rimane lì pericolosamente, poi attenzione a Ricci in area, il rinvio ancora di Sorbo, pallone che arriva ancora verso Marricchi, è ancora il pallone per Frabotta, avanza Frabotta, vediamo, c'è un giocatore a terra che si rialza, Frabotta prova a mettere dentro, pallone che viene messo fuori, poi recuperato ancora per Frabotta, posizione di ala destra, il cross in mezzo, c'è una deviazione, il pallone per Caravaggi si gira, ribattuto il suo tiro e poi prova ad uscire Benedetti, e attenzione al contropiede del Serravezza, Benedetti protegge il pallone, prova ad andarsene, si allunga il pallone, non c'è deviazione, la rimessa stavolta ha preso un abbaglio, la rimessa era biancorossa. Pronto a effettuarla Ivani, va a scambiare con Monacizzo, ancora Ivani a scodellare in avanti direttamente tra le braccia di Marricchi che rimette in moto Siciliano, deve stringere i tempi, Caravaggi affonda, Caravaggi il tocco a favore di Proietto, da quest'altra parte per Bassini, fa girare palla all'Orvietana, il tocco per Frabotta, gira bene adesso, va a affondare la Frabotta, proviamo a vedere sul fondo, riesce il cross che passa, attenzione, Mariani la fa sua, pallone insidioso deviato che per poco non crea qualche problema all'estremo difensore del Serravezza Pozzi, oggi chiamato a sostituire Lago Marzini, rinvio lungo
dalle parti di Siciliano, non è preciso, attenzione al recupero, pallone per Frabotta, bravo, esce bene palla al piede il numero 2 e poi affonda, va a Frabotta, prova a affondare, Frabotta viene chiuso, tutto regolare dice l'arbitro, attenzione alla ripartenza, Benedetti, Benedetti contro Bassini, Benedetti contro Bassini, sceglie Bassini la strada giusta e poi ancora Proietto, attaccato dallo stesso Benedetti, si rifugia in Siciliano, può ripartire l'Orvietana. È ancora saltati tutti gli schemi, ancora il pallone per Ricci, allarga, può allargare sul settore di sinistra per Siracusa, vediamo Siracusa ancora dentro per Ricci, in aria Ricci, è in aria, si gira ancora la sponda per l'intervento che finisce a terra e c'è un altro calcio di rigore, e c'è un altro calcio di rigore in favore dell'Orvietana, è rimasto a terra il giocatore dell'Orvietana Siracusa, Siracusa si lamentano nei confronti dell'arbitro, calcio di rigore numero 2 per l'Orvietana. Si rialza Siracusa, si rialza Siracusa, calcio di rigore per l'Orvietana, calcio di rigore per l'Orvietana al 43esimo minuto. Allora Tomassini ci riprova, Tomassini ci riprova contro Mariani, parte il capitano, la conclusione, gol, stavolta cambia angolo, il 3-3 firmato ancora da Tomassini, 13° centro stagionale per lui, 3-3, incredibile partita. Incredibile partita. E allora c'è ancora discussione? Non so. C'è un cambio nelle file dell'Orvietana, è pronto Purgatori per Caravaggi, ha speso tantissimo Caravaggi e ha avuto dalla sua parte uno dei giocatori più in forma di questo Serravezza, ossia Masini, buonissima la prova di Caravaggi dentro Purgatori. Non cambia nulla sotto il profilo tattico, esterno sinistro per esterno sinistro, 3-3 e pronti 9 minuti di recupero, attenzione, 9 minuti di recupero previsti dal direttore di gara, quasi un tempo supplementare e palla per Tomassini che fa da sponda a favore di Frabotta che va al rilancio, stavolta tocca male, palla che finisce fuori. Pronto ancora il numero 11 Mannucci per Sorbo, va a dar fastidio Chiaverini, pallone lavorato da Mannucci che lo scaraventa lungo in avanti, pallone recuperato da Puzzolu che in qualche modo riesce a dare al compagno, rimane a terra Puzzolu, si continua a giocare, palla per Bedini che la allarga sul settore di sinistra, il cross messo dentro, la respinta di Bassini, si rialza Puzzolu, pronta la rimessa, ancora il Serravezza che prova a ripartire, ancora Serravezza che si accentra, Monacizzo, Monacizzo si avvicina all'area, il pallone ancora per Ivani, quindi Puzzolu, zona cross, lo effettua, il pallone pericoloso e termina sopra la traversa, sul fondo. Tre a tre il punteggio. Prima è caduto a terra un giocatore del Serravezza, Orvietana che continua a giocare ma gioca anche il Serravezza che non se ne è accorto del giocatore a terra, e ora Monacizzo porta un po' spasso il pallone e lo mette fuori. E
l'arbitro probabilmente vedremo se farà recuperare ulteriormente i 9 minuti che ha già segnalato. 9 minuti di si rialza Puzzolu. Si rialza Puzzolu, cambio pronto Vietina. Dentro Vietina per Puzzolu, si riprenderà con la rimessa che l'Orvitana riconcederà agli avversari. Palla per Tomassini che la mette fuori. Allora si riprende con la rimessa fuori di Monacizzo. Pallone sull'out di destra, ancora Monacizzo attaccato, palla fatta filtrare. Ancora in profondità il rinvio di Siciliano, rimpallo che favorisce ancora Bedini. Buono il lavoro del numero 21 che cerca lo spazio per il cross, attenzione, lo effettua, pericoloso. Palla che rimane ancora lì, Monacizzo prova a concludere, poi c'è un contatto con Tomassini. Vediamo l'arbitro che decide, dice di che non è niente. E allora si riprenderà con una semplice rimessa dal fondo per Marricchi, mentre è rimasto giù il giocatore del Serravezza. Non è convinto Benedetti della decisione dell'arbitro Moncalvo. Problema per Monacizzo che ora si rialza. Pronto alla rimessa dal fondo Marricchi. Siamo al nostro cronometro al 49esimo minuto. Parte il rinvio lungo di Marricchi, direttamente out, pallone riconcesso agli avversari con Vignozzi. Effettua lunga in avanti, c'è il rinvio di Siciliano, ancora fuori. Pronto Vignozzi, il tocco, ancora Vignozzi, mette dentro, il pallone recuperato da Chiaverini, la sponda per Ricci, Siciliano, Bassini, sbaglia l'appoggio Bassini, direttamente out, regalando una rimessa in zona d'attacco al Serravezza. Massima attenzione, pallone all'indietro per Monacizzo, ancora Monacizzo, il tocco per Bedini, ancora Bedini, Monacizzo prova a penetrare, il pallone al limite, Ivani, il cross lungo in avanti, il colpo di testa a liberare, c'è Purgatori, effetto rinvio lungo, pallone recuperato da Bedini, ancora Bedini, va Chiaverini a dar fastidio, il pallone ancora sul settore di destra, cross in mezzo, palla che non filtra, rinviata ancora Chiaverini a dar fastidio, poi Sorbo, poi il pallone per Monacizzo, ancora il lavoro operato dalla Serravezza che ha ricominciato a macinare gioco dopo il gol dell'Orvietana. Sbaglia adesso il numero 11, il pallone per Rosini, attenzione Rosini, ha un'autostrada, Rosini in area, Rosini può fare tutto quello che vuole, alla fine guadagna una rimessa dal fondo, anzi una rimessa laterale, poteva fare veramente tutto di più, poteva fare tutto di più. E allora rimane adesso in zona d'attacco l'Orvietana, Frabotta all'indietro per Bassini, vediamo Bassini, il cross a girare sul palo lontano verso Tomassini, colpo di testa, recupera Murgatori, il tocco per il compagno Rosini, cerca compagni, anzi sì, Bassini, ancora Bassini, lancio lungo verso Purgatori che riesce a penetrare, c'è fischio arbitrale, fallo di Purgatori.
calcio di punizione. 52 minuti, ne mancano due più eventuale recupero sul recupero, visto che i giocatori si sono fermati un poco a terra. Effettuato il rinvio, c'è deviazione, rimessa laterale per l'Orvitana, la batte Purgatori a favore di Proietto, ma battuto in una posizione non esatta. Effettuata la rimessa dalla stessa posizione di Purgatori, incredibile. Pallone per Bassini che la mette giù e poi la allarga da quest'altra parte per Rosini. Vediamo Rosini, punta all'avversario Rosini, vai Rosini, cambia passo Rosini, non è in forma smagliante, lo si sa. Ancora Rosini, intervento sul giocatore Vietina e calcio di punizione in favore della Serravezza, che adesso prova a manovrare questi ultimi scampoli di partita che mancano. Vediamo se Chiaverini riesce a rubare qualche pallone. Pallone lungo, Mannucci lascia sfilare, rincorre il pallone Frabotta. Frabotta, posizione irregolare di Benedetti. Posizione irregolare di Benedetti. 53 minuti, ne sono passati 8. Calcio di punizione di Marricchi per Siciliano, subito pressione, ancora palla per Proietto che va a cambiare tutto da quest'altra parte, c'è l'anticipo di Ivani, anche lui grande prestazione, poi il rilancio verso Benedetti, pallone imprendibile. Bassini, vediamo se c'è la possibilità di una nuova azione d'attacco dell'Orvietana. Bassini va subito lungo al rilancio in profondità, Tomassini in area, vediamo se la riesce a mantenere viva. Sì, Tomassini cerca lo spazio, fa filtrare all'indietro per il cross ribattuto, poi il pallone che rimane lì, ancora lotta Siracusa, cerca compagni, vediamo se riesce a crossare, va a cambiare tutto da quest'altra parte per Frabotta, forza Frabotta, si allunga il pallone, favorisce l'intervento, ancora Frabotta, non si chiude il triangolo e attenzione alla ripartenza del Serravezza, attenzione alla ripartenza del Serravezza, attenzione alla ripartenza del Serravezza, palla lunga per Benedetti, Benedetti posizione irregolare, posizione irregolare, posizione irregolare. Arbitro che ha fermato il gioco però ammonendo Bassini, probabilmente sull'azione precedente, ha fischiato il fallo a Bassini. Fallo a Bassini, fallo di Bassini e calcio di punizione allora per il Serravezza. Si fa chiamare. Non è d'accordo Bassini su questa decisione dell'arbitro Moncalvo, forse l'ultimo tentativo è per il Serravezza. Attenzione a Monacizzo, pronto a scodellare in mezzo. Parte Monacizzo, il pallone sul secondo palo, c'è il colpo di testa! Che pericolo! Che pericolo! Che pericolo nel finale! Grande occasione per il Serravezza per portarsi nuovamente in vantaggio e arriva il triplice fischio del direttore di gara. La palla buona ce l'ha avuta Mannucci sulla testa e non è riuscito a trovare la porta. Finisce 3-3 tra Orvietana e Serravezza, una partita intensa, bellissima, con le due squadre che non si sono risparmiate. Un punto d'oro per il Serravezza, un punto d'oro anche per l'Orvietana, che alla fine porta a casa una, oltre che il punto, anche una buonissima prestazione che credo sia assolutamente valida e importante per la prossima gara, quella che vedrà, vi ricordo, giovedì 6 aprile allo stadio Luigi Muzzi contro il Giviborgo. 3-3, vi ricordo i marcatori per l'Orvietana, doppietta di Tomassini e gol di Natale. Per il Serravezza Pozzi a segno doppietta di Puzzolu e gol, come non si può dire, di Lorenzo Benedetti al suo 19° centro stagionale. Grazie a tutti per averci seguito, dal Buon Respiro di Serravezza è tutto,
Grazie e buona serata. Mira Orvieto, servizi integrati end to end. Movimento terra, trasporto, forniture, smaltimenti e servizi relativi a lavori ferroviari di armamento e demolizione. Mira Orvieto, un servizio puntuale e di qualità. Via Angelo Costanzi 58, telefono 0763 302398. Gruppo Biagioli, edilizia, lavorazione inerti, movimento terra, recupero e trattamento materiali inerti. Via Taro 6, Orvieto, telefono 0763 340784. Omar, officina veicoli industriali. E riparazioni, allestimenti, pneumatici e servizio di assistenza di mezzi adibiti al trasporto. La Omar è centro revisioni automobili e veicoli industriali. Omar, via dei Tessitori 14, Bardano di Orvieto, telefono 0763 316284.